Addio auto a diesel e benzina. La decisione finale dell'UE. Ecco da quando dovranno sparire. Prima di cominciare iscrivetevi al canale e attivate la campanellina delle notifiche per essere sempre aggiornati. Anche un like per noi è molto importante. Seguitemi anche sui miei social e sugli altri miei canali. Troverete tutti i link in descrizione. Grazie mille! Le auto a benzina e diesel sono destinate a sparire definitivamente dal mercato dell'automobile. Il Parlamento europeo ha infatti dato il via libera definitivo all'accordo raggiunto dal Consiglio europeo a novembre 2022 in merito allo stop per le nuove immatricolazioni di veicoli considerati inquinanti. La norma ha ricevuto 340 voti favorevoli, 279 contrari e 21 astenuti. Il provvedimento rientra nel pacchetto europeo denominato Fit for 55. Come spiegato dal Corriere della Sera, si tratta di una serie di riforme pensate per ridurre l'impatto ambientale dei settori economici strategici, e che intende stabilire il percorso verso l'azzeramento totale di emissioni di CO2 dell'automotive. Con l'approvazione delle nuove norme è stata anche fissata una data di scadenza. Ecco, allora, quando è che le vetture a diesel e benzina andranno definitivamente in pensione? Obiettivo del pacchetto di norme è ridurre l'impatto dei veicoli a diesel e benzina, e ha come obiettivo intermedio il 2030, quando si punta ad abbassare le emissioni del 55% per le auto e del 50% per i furgoni nel confronto con il 2021. La data da segnare in rosso è però il 2035, quando le vecchie vetture saranno definitivamente escluse dal mercato. Ogni due anni la Commissione europea pubblicherà una relazione per evidenziare i progressi compiuti nell'ambito della mobilità a zero emissioni. La prima è fissata al 2025. Secondo il relatore all'Eurocamera Jan Mitema, tutti questi obiettivi offriranno chiarezza per l'industria automobilistica e stimoleranno l'innovazione e gli investimenti dei costruttori. Acquistare e guidare autovetture a emissioni zero diventerà meno oneroso per i consumatori, ha concluso Mitema, e porterà a un rapido sviluppo del mercato di seconda mano. Guidare in modo sostenibile diventerà accessibile a tutti. La notizia per il momento è solo per il momento, termina qui. Se non lo avete ancora fatto, questo è il momento giusto per iscriversi al canale. Attivate anche la campanellina delle notifiche per essere sempre aggiornati e non perdervi neanche un video. Seguiteci anche sugli altri canali e sui social. Troverete tutti i link in descrizione. Lasciate anche un like e un commento, ci aiuterà ad indicizzare meglio il nostro canale. Grazie mille del sostegno. A questo punto io vi auguro una splendida giornata. L'appuntamento è sempre per la prossima notizia.